Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul canale. La qualità del video è molto migliore perché finalmente mi è arrivata la videocamera ed è uguale a quella vecchia. Infatti domani e dopodomani a Padova spero ci siate perché io ci sarò domenica. E nulla, penso vloggerò sia domani che vado al Festival dell'Oriente che domenica a Padova e perché voglio portarvi con me finalmente una videocamera decente per farlo. Comunque, come avrete visto dal titolo, ho trovato tre per ora, tre beauty hacks, beauty trend, non so come si possa spiegare, di make-up, cioè di bellezza, non so come dire, visti su Instagram un sacco assurdi. E ho deciso di provarne tre appunto con voi. Questi qua sarebbero i beauty trend del 2018, essendo appena iniziato, e ne hanno già trovato tre assolutamente assurdi. Man mano che andremo avanti nei mesi, se troverò qualcosa di più assurdo, ovviamente ve lo farò vedere. Ho già fatto la base e gli occhi, non ho nulla sulle labbra e nulla nelle sopracciglia, perché il primo beauty hacks, beauty trend, o comunque la moda di trucco di questo 2018, sarebbero le fishtail brows, ovvero le sopracciglia a coda di pesce. Se una volta c'erano di moda quelle ondulate o quelle a treccia, quest'anno andranno di moda queste. Spero possiate apprezzare e adesso proveremo a riprodurle in qualche modo. Mi sono munita. Mi sono munita di Cabrow di Benefit, che appunto è il kit in pomata con pennellino per le sopracciglia. Io ho il mio, però ho usato, preferisco usare questo qua di Irene, grazie per avermelo prestato, perché mi piace il tipo di pomata più morbida rispetto a quella che uso io. Quindi dobbiamo iniziare nel fare. Certo, poter munirmi di specchio. Ho lo schermino qua, però è un po' distante. Intanto mi guardo di qua. La cosa bellissima delle cose di Benefit è che sono super scorrevoli. Quindi mi piace molto di più del mio di Makeup Revolution, che è un po' più duro, ovviamente. E poi vado a fare la coda del sopracciglio. Sopracciglio, come si dice? Ora mi munisco di pennellino sottile, a penna, lingua di gatto, chiamatelo come volete, e il mio correttore di Makeup Revolution Conceal and Define nel colorazione sempre C4. E questo correttore qua è tipo il dupe, comunque la copia brutta di quello di Tarte, che è tipo il best correttore in the world. Questo qua costa solo tipo 4-5 euro. Quindi ne vale la pena. Nel caso mi ricordi dove si compra, ve lo linkerò qua sotto. Bisognerebbe tagliarla, ma ovviamente io non mi raserò le sopracciglia per questa cosa, moda orrenda. Quindi, dopo aver tagliato col correttore, prendiamo il nostro pennellino e andiamo a disegnare. Questa cosa è veramente brutta. Sono veramente confusa su cosa sia venuto fuori. Adesso cerco di mettere ancora un po' più di correttore, così lo stacco, si vede meglio. E lo devo fare di entrambi i lati. Ovviamente poi vi farò vedere quando entrambi i lati saranno magicamente completati. È veramente terribile, ma chi è che si inventa questi beauty trend? Me lo chiedo tipo ogni anno. Solo che avendo le sopracciglia scure, cioè è difficile riuscire coprire così tanto senza doverselo rasare. Io spero voi possiate apprezzare lo stile di questo sopracciglio a coda
coda di sirena, coda di pesce. Niente, ora vado a fare il secondo sopracciglio e poi vedrete il risultato completato. Questo è il risultato delle mie magiche sopracciglia fishtail completato, cioè sembra un cosplay di un professore pazzo. Io spero voi possiate apprezzare la magnificenza. Sono emozionata. Ogni tanto mi vedete nelle foto su Instagram che io mi disegno le lentiggini con una matita per sopracciglia, visto che me lo chiedete, perché hanno una mina più dura. E in questo caso vanno di moda adesso le freckles, ovvero le lentiggini arcobaleno. Quindi mi sono munita di diverse matite e, per labbra e varie, anche rossetti e tinte labbra, e proveremo a fare queste magiche freckles, rainbow freckles. E nulla, adesso iniziamo. In primis uso questa matita per labbra di Sibella, non so che marca sia, ma la usa mia mamma ed è tipo rosa, e noi iniziamo. Però sembra tipo o che morbillo o che sembra tipo strano cosplay di Pippi Calzelunghe. Le sfumo per renderli un pochino più naturali. Tra l'altro non vi ho fatto vedere, l'effetto dovrebbe essere questo, nonostante lei sia venuto tipo super iper mega figo, a me non verrà mai, ma ci proviamo. Tra l'altro con queste sopracciglia un bacio. Poi uso la pastello labbra lilla di Neve Cosmetics, che è molto molto chiara, ma speriamo un po' si veda. Vedrò ancora poco. Ho deciso di usare la tinta Everlasting, che non si vede, di Kat Von D, che è quella che mi avete visto addosso più volte, che vi tipo stra iper mega piaciuta, che tipo viola glitterato. Uso sempre il pennello che ho usato prima per fare queste magiche sopracciglia e provo a fare questa cosa. Che abbia una malattia, probabilmente alle altre persone viene meglio, però ok, sembra solo che sia pazza in questo video. E no, le trovo veramente brutte, però probabilmente ci va, non lo so, delle matite di colori più vivaci, non lo so, però addosso, cioè, si vedono meglio dal vivo ovviamente che in videocamera, ma sono veramente orrende. Terzo beauty ex beauty trend sono le labbra sfumate senza contorno, ovvero magari quando uno si mette una tinta labbra, un resto di un bel colore comunque che si veda, si va prima al contorno ovviamente con una matita per le labbra, che è solitamente quello che si fa, diciamo, nella normalità. Quest'anno vanno di moda le labbra senza contorni e sfumate. Per questa operazione magica ho deciso di usare il Powder Puff di NYX, che della serie Love You So Mochi, che è molto comodo da usare perché ha già questo pennellino fuffoso, così, e poi andrò a sfumarlo ancora con la Beauty Blender. Quindi proviamo. Cioè, prima dobbiamo seguire il bordo e poi dopo andiamo a sfumare. Sto sporcando nero sulla faccia. Io boh. Andiamo un po' oltre i bordi. Più pazza di prima. E ora prendo la mia Beauty Blender, sempre che è quella della Real Techniques, per chi se lo chiedesse, e sfumo i bordi. Il problema è che si vede ancora molto il bordo delle mie labbra.
dovrebbe essere l'effetto di questa cosa. Sembra che io abbia o mangiato con tutta la foca dell'universo, che io abbia limonato con qualcuno spannandomi tutto il rossetto sulla faccia. Wow. Comunque questo dovrebbe essere l'effetto di questo altro beauty trend. Sono molto confusa. Se dovessi trovare altri beauty trend strani sull'internet, mandatelo, anche se più strano di sta cosa e di sto robo non esiste nulla. Se dovessi trovare altri beauty trend 2018, voleste mandarmeli, fatelo, perché almeno sembro una ritardata anche in un altro video. E nulla, per questo video è tutto. Spero che vi siate divertiti a guardarmi mettermi in ridicolo mentre provavo questi nuovi consigli segreti per essere più bella per questo 2018. Sono sempre più confusa, ovviamente. Wow. Non fate caso ai miei capelli, che quando sono stirati, cioè che idea del cavolo averli fatti stirati, sono più piatti del solito. Yes. E nulla, spero che questo video almeno vi abbia fatto ridere. Noi ci vediamo domenica se venite in fiera, spero assolutamente di sì, e sabato se qualcuno di voi di Torino viene al Festival dell'Oriente magari ci incontriamo, vado domani mattina. E nulla, noi ci vediamo in un prossimo video, che spero vivamente sia un vlog, almeno non devo fare queste cose bellissime. Comunque niente, avevo una bella speranza per queste labbra qua, mi sembra piattare come tutto il resto, magico. E nulla, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!